che fate i panini anche vegetariani fuori di zucca, quelli in favore di Pizzauto, voglio dire. Sì. È tutta una questione di codici. E una parte delle entrate, diciamo, economiche per la vendita di questi panini andrà in favore di Pizzaut. Esattamente. Benissimo, una valanga allora. Certo, una valanga, va benissimo. Per adesso uno, la valanga la porto a casa dopo. Va benissimo. Va bene, grazie. Io un tempo pensavo che tutti vedessero il mondo con gli stessi codici mentali che uso io per vedere il mondo. Studiando le filosofie orientali mi sono reso conto che invece non era così. Voglio dire, quando io mangiavo un mandarino, i miei codici mentali mi dicevano che stavo mangiando un mandarino. Studiando le filosofie orientali ho capito che qualcuno vede molto di più di tutto questo e quando mangia un mandarino vede il sole, la luce, l'ossigeno, l'acqua, la terra, la pianta, i fiori di mandarino, cioè tutto quello che ha permesso al mandarino di venire in vita. E quindi quando mangia un mandarino, non mangia un semplice mandarino. I suoi codici gli permettono di vedere molto di più e c'è molta più poesia avendo più codici nella mente. O meglio, quei codici ce li abbiamo un po' tutti, ma non li mettiamo in moto, non li sappiamo usare, non abbiamo l'abilità di farlo. Allo stesso modo un ragazzo autistico legge il mondo con dei codici che sono diversi dai nostri. Questo non vuol dire che quei codici siano peggiori, sono semplicemente diversi dai nostri. E a me piacerebbe molto entrare almeno ogni tanto per vedere con che codici vedono il mondo. Credo che avrai molto da imparare da quei codici. Ora c'è un problema. Finché si viveva nella natura, negli spazi aperti, nella campagna, ognuno poteva vivere con i propri codici in molta libertà, senza troppi problemi. Semplicemente ognuno con i propri codici diversi. Solo che abbiamo creato un mondo con dei codici ristretti. E quindi chi ha dei codici diversi nella mente non riesce ad adattarsi a questo mondo. Allora occorre qualcuno che crei dei codici che possano essere usufruibili anche da chi ha dei codici diversi dai nostri. Quel qualcuno si chiama Nico Acampora con tutto il suo gruppo Pizzaut e ce la sta mettendo proprio tutta per inserire dei codici in questa società che facciano sì che anche i ragazzi autistici possano avere una propria autonomia di vita, perché nei codici della nostra società questo non è previsto, occorrono dei codici nuovi e Pizzaut ce la sta facendo. In che modo aiutare Nico e i ragazzi Pizzaut? Allora, intanto mangio questo. La valanga la vengo a prendere con il camion. Grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ci sono tanti modi. Uno dei tanti, per esempio, è la promozione che ha lanciato Panini Durini. Perfetto, io ho pagato 6 euro e 1 euro andrà ai ragazzi di Pizzaut, mi ha fatto lo scontrino. Buono questo panino, il mio è vegetariano, ma in ogni caso tutto l'entourage di Panini Durini ha creato i cosiddetti fuori di zucca. Se nel mese di aprile vai a comprare un panino fuori di zucca, anche vegetariano, se lo desideri, hai la possibilità di aiutare il progetto Pizzaut. E allora quando mangi un panino, non mangi solo un panino. Certo, l'aria, la luce, il sole, la terra, l'acqua, tutta l'organizzazione, tutti coloro che ci hanno lavorato, ma non ti nutri solo tu. Aiuti a nutrire anche chi ha codici diversi dai tuoi. Codici che non è detto che siano peggiori dei nostri, anzi, codici che magari permettono di vedere il mondo diversamente da come lo vediamo noi, dove un panino a volte ci sembra solo un panino, o una pizza solo una pizza, ma con Pizzaut non è così. Mi sembra di essere ancora tra i maestri d'Oriente, in India, dove mi dicono, ehi, guarda che se mangi un mandarino non stai mangiando solo un mandarino,
se stai mangiando una pizza da Pizza Hut, se stai prendendo un panino nel mese di aprile presso Panini Durini, non stai mangiando solo una pizza, non stai mangiando solo un panino, stai nutrendo l'inclusione e molto di più.